Appassionati pirotecnici, appassionati della pirotecnia, torna l'International Fireworks Fair, giunge alla decima edizione, come sempre, all'Hotel Clorinda. Noi siamo con colui che appunto è titolare dell'Hotel Clorinda e che ospita questa importante manifestazione, Angelo Coda. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli amanti della pirotecnia. E questa è la decima edizione. Noi l'anno scorso abbiamo seguita la prima, appunto per noi era la nona, una grande manifestazione, una grande festa, tantissime le novità. Ecco, io parto subito dalla fine. In questi casi non si svelano mai tutti i retroscena, tutti i segreti, però qualche novità magari ci sarà sicuramente. No, ma noi in retroscena e diciamo parti segrete non ne abbiamo. Per noi questo è un appuntamento importante perché appunto è la decima edizione, ormai è un punto di riferimento per l'intero settore a livello italiano, e in fiera tra espositori, aziende che faranno le dimostrazioni, visitatori, la parte convegnistica, raccogliamo sicuramente il gota di tutto il settore, quindi vengono da tutta Italia a frequentare questi 3 giorni di fiera e siamo molto orgogliosi, insomma, di rappresentare un punto di riferimento importante per il comparto pirotecnico che è continuamente comunque soggetto a normative che variano, a attacchi di tutti i generi. Quindi avere un appuntamento annuale in Italia che fa un po' il punto di quella che è la situazione è lo scopo di questa manifestazione. E noi dopo tanti anni, insomma, siamo riusciti a, come dire, ad essere strumento per l'intera categoria. Chiaramente è ricca la parte espositiva, è ricca quest'anno di presenze straniere e questo insomma ci inorgoglisce anche perché insomma in un momento come questo avere anche la presenza sia come visitatori che relatori ma anche come espositori di ditte straniere che decidono ad esporre ad International Fireworks insomma è un bell'obiettivo, un bel risultato. Ecco, 17-19 febbraio quest'anno ci si anticipa un po' rispetto allo scorso anno, proprio perché, come diceva lei, ci sono tanti, appunto, tante new entry e rispetto allo scorso anno non c'è una diminuzione del numero dei partecipanti, ma c'è un aumento. No, ringraziando Dio, gli spazi espositivi aumentano, aumentano le tecnologie esposte, aumentano le aziende che si stanno cimentando nella produzione di articoli di sostegno agli spettacoli pirotecnici. Abbiamo anticipato di una settimana per non far coincidere, insomma, con la fine del carnevale, quindi lasciare tranquillamente gli operatori alle famiglie il giorno di carnevale, quindi abbiamo deciso, di anticipare di una settimana. Questo ci premia e come dire, ci sostiene anche perché che le adesioni sono arrivate, stanno arrivando sul sito www.International Firework Fair, si avrà modo di vedere già le aziende che hanno accreditato, che si sono accreditate con un proprio stand espositivo e anche, abbiamo appena pubblicato anche il programma definitivo della parte convegnistica che quest'anno è ricca di seminari formativi, corsi di formazione, approfondimenti e le solite importantissime come dire, le solite approfondimenti su ciò che riguarda gli aggiornamenti normativi che tutti gli anni come dire, regolano quella che è la vita produttiva del settore pirotecnico. Ecco, perché proprio le norme che appunto regolano anche in un certo qual modo la salute, tra virgolette, di chi si appresta a questo mestiere sono importanti, ci sono innovazioni che verranno appunto sviluppate e sciorinate in quei giorni, ma che magari in un certo senso non devono mai fermarsi, devono sempre appunto continuare nell'appunto sviluppo per evitare che appunto ci siano problematiche. Beh, diciamo le normative seguono quelle che sono le direttive europee e ogni anno ci sono degli aggiornamenti in merito. Noi a queste normative e a queste problematiche, sia relative al recepimento delle normative europee, sia a quelle che sono i regolamenti nazionali, dedichiamo addirittura 2 giorni, tutto il sabato pomeriggio e tutta la domenica mattina. Questo perché le associazioni di categoria, l'ANISP, l'ASPI, l'Assogiocattoli, con la collaborazione della MIVAS, intendono utilizzare questo appuntamento proprio per, come dire, indottrinare i propri associati, ma comunque tutti gli operatori del settore, al miglior uso possibile di queste normative. Quindi è un programma ricco, soprattutto quella della parte convegnistica e degli approfondimenti tematici in materia, che insomma è consigliabile a tutti gli operatori del settore di seguire, perché poi vengono in qualche maniera sviluppati quelli che sono i temi cardini e le vere problematiche del settore pirotecnico, che come tutti sappiamo è continuamente soggetto a restringimenti o comunque ad adeguarsi a quelle normative, anche perché giustamente è un susseguirsi insomma, di fatti che impongono
a tutti di mettere la qualità e la sicurezza al primo posto nel proprio lavoro. Chiudiamo così: lo scorso anno sono venuti in tanti, chi non è venuto lo scorso anno perché dovrebbe farlo in questa edizione? Beh, deve farlo prima perché incontrerà in fiera tutti gli amici e i collaboratori, quindi penso che questo sia il motivo primo per cui si debba venire a International Fair Fireworks. Avrà la possibilità di vedere tutti, quello della pirotecnia è un settore piccolo, fatto di persone che amano e vivono della passione del proprio lavoro. E le passioni si sviluppano anche insieme, collaborano tra di loro, quindi è un modo per socializzare, per confrontarsi, per incontrarsi, che a volte non ci si incontra, quindi quello è il primo motivo. Poi gli aggiornamenti tecnici, ma anche delle produzioni, ogni azienda sta preparando il meglio delle novità del proprio lavoro per esporlo in fiera, e quindi è un modo per aggiornarsi ed è un modo per passare insieme in maniera tranquilla, serena, questi 3 giorni interamente dedicati sul settore pirotecnico italiano. E allora ricordiamo l'appuntamento 17-19 febbraio, Hotel Clorinda di Pestum, la 10ª edizione dell'International Fireworks Fair.